sogno del pareggio. Ma andiamo per ordine. In un primo tempo piuttosto brutto la partita la fanno i bianconeri. Più che legittimo quindi il vantaggio della Juventus grazie a Zidane e a una difesa napoletana non impeccabile. La ripresa della squadra di Mazzone è certamente migliore. Bellucci prima avvisa e poi punge quando il fuorigioco juventino scatta male. È un pareggio inaspettato che galvanizza gli uomini di Mazzone. La gara si accende, il ritmo cresce e le occasioni da una parte e dall'altra non mancano. Ma chi riesce a realizzare è Daniel Fonseca, subentrato nella ripresa a Pessotto. Il suo velenoso sinistro è la classica zampata dell'ex. Prima della sfida con il Parma, in programma la prossima giornata, per la Juventus una vittoria davvero preziosa. Il tempo domani, al nord, al centro e sulla Sardegna nuvoloso con piogge, neve oltre i 1500 metri, al sud e sulla Sicilia piogge sparse, temperature stazionarie, venti moderati con rinforzi sulle due isole maggiori, mari tutti mossi tranne l'Adriatico, l'Alto Adriatico e l'Alto Tirreno. E ora vi lasciamo a TV7, il settimanale del TG1, tra i servizi di questa sera anche due reportage dalle zone del terremoto. Ed è tutto per questa edizione, la prossima dopo TV7 a mezzanotte. Grazie per averci seguito, buona serata, arrivederci.